chiamo Andrea Delogu, ho fondato una società che si chiama Blue Gold, che fa ottimizzazione energetica delle reti idriche. Io come CEO della società sono sempre, diciamo, a caccia di opportunità che ci permettano di accelerare il nostro accesso sul mercato e soprattutto di trovare dei partner che ti possano accompagnare. Nel mio caso specifico, noi selezioniamo solo partner industriali in grado di contribuire positivamente al nostro sviluppo di mercato, e Estra potrebbe essere uno di questi, e quindi ero molto interessato a conoscere l'evento, indipendentemente dalla Startup Challenge, a cui comunque parteciperò perché ho riscontrato essere comunque in linea con gli obiettivi dell'iniziativa, quindi per noi è molto importante. Poi, tra l'altro, può contribuire anche economicamente tra i vincitori, quindi in generale è sempre un momento interessante di networking per conoscere nuove persone e avere opportunità di scambiare anche opinioni e sviluppare il business in definitiva. La sfida per le startup è sicuramente riuscire ad avere una traction di fatturato e quindi mettere in piedi tutte le possibili attività che ti permettono di portare a casa un risultato economico che ti permette di continuare a stare sul mercato. Chiaro che parti con un'idea e probabilmente viri e migri in funzione quello che il mercato ti chiede, del feedback edge del mercato, quindi la cosa più importante a mio avviso è spingere per avere dei pilot, dei casi reali sul mercato, invece che avere solo un'idea. E questo bando è proprio interessante proprio per quello, perché cerca direttamente società che già esistono, che quindi hanno fatto qualcosa, hanno già dimostrato, fatto questo primo gradino, che secondo me è uno dei più complessi, è quello che va superato. Non è solo l'idea che fondamentalmente deve essere finanziata, ma devi anche dimostrare che l'idea da un pezzo di carta diventa reale.